Ciao, questo è l'appuntamento con i detersivi finiti. Vedete già in mano qualcosa, detersivi, vabbè, insomma, prodotti per la casa. E appunto in mano due paia di guanti che prendo all'Eurospin. Sono della Sistema Casa, sono la S e la M perché a seconda di quello che faccio li metto un po' più stretti, un po' più larghi. E sono guanti con cui mi trovo bene, vengono messi a 59 centesimi e li prendo sempre all'Eurospin perché appunto sono convenienti e mi durano anche più di tanti che ho usato che sono di marca. E per cui questi insomma mi piacciono molto. Poi ho due scatole, vediamo di recuperare l'altra di questi panicatura polvere per i pavimenti. Che metto nel pezzo insomma dello Swiffer e diciamo che ce li adatto tagliandocene un pezzetto perché questi sono leggermente più grandi. Sì, lo so, è una rottura di scatola ogni volta che ne devo tagliare un pezzetto, però sono molto più convenienti rispetto ai Swiffer perché questi costano meno della metà. Non mi ricordo adesso di preciso quanto, però praticamente costano, mi sembra 1,30 qualcosa, giù di lì. I Swiffer vengono, se non ricordo male, 3,99 più o meno i stessi pezzi, giù di lì. Qua ce ne sono 24 pezzi e appunto mi trovo bene. Magari non mi ricordo mai di farvene vedere uno. Finite appunto due scatole. Poi ho finito questo detergente bagno mousse che penso che avrete già visto parecchie volte. Che contiene olio essenziale di tea tree, melaleuca, che è un ottimo antibatterico, è un prodotto certificato questo, e lo prendo da Tigotà, mi sembra che costa 2,99, costa un pochettino, ma appunto è ecologico, e mi trovo bene perché pulisce comunque bene e ne basta poco. L'unica cosa è che ultimamente trovo i dispenser un po' difettosi, tende a colare, non so come mai. Perché prima non lo faceva mai questo lavoro qua. E comunque è un prodotto buono che pulisce bene, basta farla agire pochi istanti e toglie residui anche leggeri di calcare. E invece come proprio anticalcare, sempre lo so, il solito emulsio naturale, bagno doccia, questo va lasciato agire meno di 10 minuti e mi trovo benissimo. Dice senza allergeni, senza nicchia, dermatologicamente testato, con materie prime di origine vegetale, completamente biodegradabile. Anche questo costicchia un po', però comunque sono tutti prodotti che ne vanno usati in piccole quantità e perlomeno non inquinano e sono un po' più rispettosi dell'ambiente. Un altro prodotto rispettoso dell'ambiente, che è un po' distrutto, malconcio. È questo morbidente della Green Natural che avevo da una vita, certificato ICEA e alla lavanda, ma sinceramente sì, si sente così la lavanda anche parecchio, però poi una volta che lo uso sui capi non rimane la profumazione, rilascia mediamente morbidi, non è un prodotto che mi ha fatto impazzire. Anche se è biologico, è un prodotto che salvaguarda l'ambiente, però non lo so, vorrei provare qualcos'altro perché non mi sono trovata particolarmente bene. Come ho finito anche il corrispettivo detergente per il bucato a mano in lavatrice e pulisce bene, non c'è niente da dire, però anche questo, no, non era la lavanda, questo. Al sapone di Marsiglia, sì, e purtroppo anche perché parecchio che ce li avevo lì, l'avevo imboscati e me li ero quasi dimenticati praticamente dietro in fondo, infatti ho cercato di finirli, però fanno molta schiuma, pur essendo biologici, lavano anche bene, però come profumazione non rimane se vi piace che la profumazione rimanga. Finito. Quindi sappiate, questa volta
ce l'ho in questa confezione perché non l'avevo trovato, la Ficottà, l'Eco Ricarica, comunque ce n'ho un'altra di Eco Ricarica di un altro brand. E questo è 500 ml, lime e fior di mela, un ottimo detergente per i piatti. Questo è proprio concentrato, infatti ti si vede perché ne bastava pochissimo, era proprio denso e ne bastava veramente poco, che fa tanta schiuma. Un prodotto anche questo che ha materie di origine vegetali, completamente biodegradabile, è anche testato su pelli sensibili al nickel, cromo, cobalto, e però io uso sempre comunque i guanti perché proprio mi danno fastidio i detersivi alla pelle, per cui anche se sono ecologici, biologici, io uso sempre guanti. È finito questo detergente per i pavimenti, igienizzante, diciamo Home Pet della Emulsio. Questa, a differenza dell'anticalcare, non mi ha fatto impazzire. Questa era la lavanda, buon profumo, che poi una volta che lo metti nell'acqua per lavare i pavimenti non si sente quasi niente. Non mi ha fatto impazzire perché mi lasciamo un po' di aloni, non mi ha soddisfatto come prodotto. Mi sembrava che non pulisse bene, non sgrassasse bene, non che ci abbia chissà cosa in tela, però comunque avendo due gatti che zampettano, c'è poco da fare, ci vuole un po' più di un detersivo che abbia un potere un po' più sgrassante. Poi ho finito questo Ace spray universale ossigeno attivo per pulire un po' più che altro il bagno, e a volte sì, può essere usato su alcuni indumenti, ma magari io ci sto molto attenta per questi usi. Poi dice rimuove germi e batteri, questo non lo posso sapere. Sgrassa, sì, usa le superfici smatte anche colorate e delicati. Sì, non ho avuto molte occasioni perché sto molto attenta. Quando sono in casa mi cambio subito. Ha un buon profumo, sa proprio di Ace Gentile questo. Io infatti con Ace Gentile mi trovo bene. E poi ecco, mi sono dimenticata di mettere le spugnette che ho usato. Le metto da una parte a asciugare e poi me le dimentico. Le spugnette da Home Circus per i piatti. Molto valide come quelle della Vileda, e cerco di cambiarle almeno ogni 2 settimane, anche se da qualche parte avevo letto che andrebbero cambiate una volta alla settimana per proprio una cosa igienica. Comunque molto valide. Finito questo Dixan alla lavanda 30 capsule, ottime, sono molto valide, sgrassano bene, non che abbia da sgrassare chissà che cosa. Comunque, insomma, i capi rimangono molto puliti e hanno un buon profumo. Sono molto pratiche, però se vi serve dosare di più o ne mettete, cioè, o mettete due o prediligo quelli liquidi. Poi, appunto, come dicevo, un altro detersivo per i piatti finito, questo da 2 litri, della Moessere concentrato, certificato Ecolabel. Un buon detergente per i piatti. Ho odiato solo che è trasparente, è un gel trasparente che io praticamente i detersivi per i piatti li metto sempre in un dispenser perché così mi sono molto più comodi anche perché usare una busta del genere ogni volta, cioè è impossibile. E praticamente sì, mi piace vedere che sia colorato perché così vedo quanto prodotto scende. Poi comunque come detersivo per i piatti è molto valido, è buono, ve lo consiglio. Poi finito una bottiglia di alcol denaturato che io vi faccio vedere sempre che, cioè non è che ve lo faccio vedere, vabbè, vi dico sempre che lo metto con uno spruzzino, lo spruzzo sul panno per i pavimenti. E per disinfettare in casa, appunto, avendo anche due gatti, lo uso poche gocce spruzzate sul panno da passare per casa, poi per spolverare in giro. Più che altro, sì, sono quelli gli usi, a volte un po' per gli specchi, per i vetri, mi trovo bene. Pensare che una volta odiavo l'alcol, non potevo sentire nemmeno l'odore, e invece ora lo uso. Anche prima che ci fosse il Covid, proprio per una questione di disinfettare, visto che ho i gatti che hanno anche l'asma, e allora
penso che non gli dia fastidio, me lo auguro, l'alcol, perché usandolo anche comunque i veterinari, vedo che lo usano, cioè, mi auguro che non sia un prodotto che dà fastidio anche a loro. È una cosa che avevo pensato già di chiedere a loro, però boh, poi passa di mente. Finito questo Calgon per la lavatrice, molto buono. Capi morbidi, sì. Protezione dallo sporco, cattivi odori, sì, la lavatrice non puzza. E che dire, sono quei prodotti che vedete col tempo, se la lavatrice si rompe o no. Ecco. E per ultimo, finito questo disgrogante liquido della Dexal, prodotti che non andrebbero mai usati. Ma purtroppo ogni tanto ce n'è bisogno, mi si otturano gli scarichi, anche se abito a piano terra, che ogni tanto faccio la pulizia con la manuale proprio fuori in giardino, che vabbè, insomma, non vi sto a specificare, non è niente di bello, assolutamente, tutto il contrario, però ogni tanto ci vuole questi prodotti qua per aiutare un pochettino appunto a disgorgare meglio, e anzi ora dovrei usarlo. Questo è già un po' che l'ho finito, perché praticamente mi sa che l'ultimo video che ho fatto sui detersivi finiti mi sembra che è stato il 28 di aprile, che ho guardato l'altro giorno, per cui sono giusto 2 mesi, e niente, insomma un po' di cosine ci sono, e niente, fatemi sapere se anche voi avete usato qualcosa di questi prodotti. E vi lascio in info box cosa sulle labbra e cosa sulle unghie. In tinta sono, a parte la maglietta, vabbè, ma comunque ci sta bene, spero. Sono praticamente dietro la mia toiletta. Ogni tanto riesco di registrare, meno male, con il prurito al naso ci vuole. Ho la tosse e il prurito al naso. Sì, ho l'illuminante, si vede, oggi. Sono bella luminosa. Io a fine video dico queste cavolate. Va bene, insomma, ogni tanto riesco di registrare qui, meno male, non ci riesco sempre purtroppo. E va bene, spero che il video vi abbia tenuto compagnia, e se vi va ci sentiamo nei commenti. Ciao!